orecchie di maiale con le verze. Abbiamo preso le orecchie, che solitamente usiamo per fare la cassola, le aggiungiamo alla cassola. Questa volta le abbiamo fatte solo da sole con le verze. Praticamente vengono lasciate in ammollo le orecchie prima un paio d'ore in acqua fredda, poi vengono raschiate, pulite e bruciate le pelure rimanenti, e poi le sbianchiamo un attimo in acqua bollente. Le lasciamo una sbollentata iniziale molto veloce, poi buttiamo l'acqua, rimettiamo a bollire l'acqua e le facciamo bollire un'oretta per sgrassarle bene. Dopodiché prepariamo un bel soffritto di verdure, carote, sedano, cipolle e salvia e un po' d'aglio e facciamo un bel soffrittino con le verdure. Intanto prendiamo le verze, le vengono tagliate, pulite, mondate, dopodiché le saliamo e passiamo con un goccio d'olio e le passiamo in forno, le facciamo asciugare un 20 minuti in forno, così almeno la verza resta più compatta e non si scioglie poi in cottura. Una volta che le verze sono passate in forno, facciamo comunque rosolare un pochino ancora le orecchie tagliate a pezzetti dentro la base con le verdure. E dopodiché aggiungiamo un goccio di vino bianco, una spruzzatina di vino bianco e aggiungiamo le verze. E li mandiamo in cottura insieme, a circa un'oretta di cottura ancora per cuocere bene le verze, tenendole comunque con un po' di brodo. In questo piatto non mettiamo pomodoro, lo lasciamo bianco. A volte nella cassola un goccio di pomodoro lo mettiamo per dargli un po' di colore, ma in questo caso lasciamo solo il colore delle verze. E una volta che abbiamo portato a cottura, una bella grattata di pepe fresco da mulino e da mulinello e pronte per servirle.